Amici di Facebook, buon pomeriggio. Oggi 9 marzo 2019 stiamo a Borgo Mezzanone, frazione di Manfredone, territorio di Manfredone, perché stiamo facendo un'indagine affinché la magistratura, le autorità devono intervenire. È una cosa vergognosa. Anche Striscia la Notizia ha fatto il servizio, ma noi siamo superiori come ispettori ambientali territoriali, a parte la stampa, i giornali che fanno le proprie denunce, ma noi dobbiamo cercare di migliorare questa situazione. Allora, ecco, ci sono dei dove ci troviamo? A Borgo Mezzanone, via Paolo Borsellino, le cosiddette palazzine gialle. Grazie. Signora, allora qual è in conclusione il vero problema di questa situazione? Quello che avete appena visto, giù. Giù è spaventoso. È spaventoso, lo sappiamo noi, non c'è bisogno che ce lo dice lei. È un mese che stiamo in queste condizioni. Sono 6 mesi che abbiamo questo. Questo è un ex scuola. Ecco, velocemente. Velocemente entriamo. Guardate, ci sono le. E questo sono tutti i liquami. Guardate, madonna, tutta merda, tutti liquami, guardate, madonna, puzza pure, uffite, madonna mia, guardate, allora usciamo perché ti viene il vomito, guardate, amici di Facebook, qui stiamo a Manfredonia, Borgo Mezzanone. E siamo cittadini di Foggia. Ecco, allora. Questa è un'altezza di 3 metri e mezzo. Guardate. E se qui va un bambino dell'età di un anno in su, qua il bambino se ne va giù. Ed è profondo. Sono questo 3 metri e mezzo di altezza. Sì. Allora andiamo avanti. Guardiamo ancora. Le palazzine si muovono, vieni con me. In che condizione? Tonnellate di rifiuti. Guardate. Questa qua, guardate le strade dove vivono i cittadini. Guardate, è meglio in una campagna. In una campagna si cammina meglio. Guardate buche alte 20 centimetri. Guardate. Questa è il sindaco di Manfredonia, come tiene Borgo Mezzanone? Cedono pure le radicole. Allora c'è. Non mantengono più, stanno cedendo. Tutte. Madonna, questo è. Un bambino che passa e cade, ecco, giù. Muovete, signora. A morire. La responsabilità chi la prende a questo punto? Visto che qui fanno lo scaricabarile, comune di Manfredonia, perché è territorio di Manfredonia. Famiglie foggiane e comune di Foggia. Quindi quello ti dice vai a Manfredonia e l'altro ti dice vai a Foggia. Boh. Allora, perfetto, noi chiediamo aiuto alle istituzioni competenti. Un appello a loro. Un appello che sia la regione, il comune di Foggia, quello di Manfredonia, la provincia, procuratore, prefetto, l'importante è che si faccia sentire qualcuno. Cioè, qui siamo abbandonati da tutti, la terra di nessuno, Borgo Mezzanone. E siete cittadini di Foggia con residenza ancora a Foggia, però con domicilio a Borgo Mezzanone, sul territorio di Manfredonia. Grazie.